ho deciso di accettare questa candidatura ai Verdi perché sono fra quelli che forse non sarebbero andati a votare. Voglio votare Verde perché è intollerabile che non ci sia una rappresentanza del Partito Verde in italiano in Europa, dove fra l'altro i Verdi sono al 20%, quindi sono un partito che conta. Ho scelto Verdi, Green Italia, perché mettono al centro le questioni dell'ambiente, scegliendo magari di volta in volta le alleanze che servono, ma fondamentalmente andando dritti sulla strada del green, del verde, di uno stile di vita diverso, di uno sviluppo diverso. Non ce la facciamo, non ce la possiamo fare altrimenti. Questa è la strada. Sono veramente felice che ci sia questa opportunità per noi elettori. L'Europa che voglio? Beh, innanzitutto voglio l'Europa, ma non esattamente questa Europa. Voglio un'Europa che metta al centro il cittadino, che dia importanza al cittadino, non alle banche, alla finanza o solo ai mercati. Io non sono mai stata iscritta a un partito, non ci ho mai avuto la tessera di un partito. Però ho sempre fatto politica, fin da piccola. Ho sempre fatto azioni politiche. L'Orto dei Giusti, che è appunto uno spazio verde a disposizione di cultura e di coltura, il Nomadizziamoci, appunto questa ricerca e questa esaltazione anche di uno stile di vita alternativo, no? Io sono per un arcaico futuro, dobbiamo tornare indietro per andare avanti, per capire bene quale può essere il nostro futuro compatibile, e questo per me è molto importante ed è veramente un'azione che ho sempre fatto, forse in un ambito forse più artistico. Vorrei ricordare Joseph Beuys, il grande artista tedesco che ha dato origine, che ha fondato il movimento verde in Germania, e quindi c'è un po' di arte in questo modo di essere verde. Mi chiedono spesso cosa ho capito del mondo facendo il giro del mondo, vedendo tanti posti, tanti luoghi, tante popolazioni. Come dicono gli indios guaraní, come dicono gli epera dell'Amazzonia, noi occidentali viviamo come se il mondo fosse infinito, come se le risorse del mondo fossero inesauribili. Ma non è vero. Noi non pensiamo al futuro, pensiamo solo all'oggi. Non pensiamo al futuro dei nostri figli. E non pensare al futuro dei nostri figli non è solo un'azione egoistica, è un'azione idiota, stupida, che verrà punita. Non possiamo andare avanti così, dobbiamo cambiare strada. Insomma, io credo che i Verdi si fanno carico di tutto questo, e allora dobbiamo aiutarli. Diamogli una mano!